Ragazzi, buonasera a tutti, benvenuti in questo nuovo video da Frank. Allora, corner per il Pescara, seconda semifinale di andata dei playoff di Serie B, Verona e Pescara a 2 minuti dalla fine, più recupero, sono ancora sullo 0-0. Adesso un calcio d'angolo del Pescara che termina sul fondo. Mischia. Seguiamo questi ultimi minuti di gioco, vediamo se succede qualcosa proprio in estremis. Il Verona sta cercando di fare la partita, ha avuto poco fa una buonissima occasione per andare a rete. Il portiere ha fatto una bellissima parata, il portiere del Pescara sul cross di Vitale dalla sinistra, bella azione personale di Vitale, cross molto interessante, di testa svettava un giocatore del Verona, si è opposto in maniera egregia il portiere del Pescara. Adesso c'è un cambio, entra Bruno in campo per il Pescara a poco più di un minuto dal 90esimo. Ancora non sono stati indicati i minuti di recupero, il Verona ci prova ancora in avanti ma commette un fallo e quindi il gioco è fermo. E c'è anche una munizione. Sondaggio, la possibilità di eleggere il per un giocatore del Pescara tra i quattro scelti da Dario Marcolin. Sono la l'indicazione del recupero di questa partita. Diciamo che questo risultato potrebbe avvantaggiare il Pescara. Anche qui Scodio Emilio Casera giocherà il ritorno a guadagnarsi quel fallo importante, passano secondi preziosi, ovvio che si potrebbe bastare anche un pareggio a Pescara, ecco, sì, ritorno, un turno di Europa League di Champions, così quando c'è l'andata e il ritorno la è talmente finale. Importante giocarsi la seconda in casa. Un fallo adesso in attacco del Pescara. Di Europa League non ci sarà la differenza. Ancora non sono stati indicati i minuti di recupero. 1-1 sarà il risultato di parità totale e a quel punto passerebbe niente il da Pescara, fare per il Verona che ha provato un'azione verticale bloccata la difesa del Pescara che manovra e poi parliamo di quinto posto di far trascorrere, cioè siamo proprio lì al centimetro, tre punti di differenza, ha ballato minuti tra finali. Le due squadre. Bruno ad attaccare Danzi, 4 Pescara minuti di recupero, molto aggressivo, 4 minuti di recupero, qui ci saranno ancora 4 minuti da giocare. Ingenuità qui di Danzi a proposito di stanchezza, ha ammonito poco fa, ha girato, va a spendere un altro. C'è un fallo adesso per il Pescara in zona d'attacco. Per assurdo nel momento in cui Aglietti ha cambiato la squadra per votarla ancora più offensiva si è spenta un po', ma non si è spenta per i cambi, ma si è spenta per il dinamismo che ancora da giocare. È stato calcio di punizione per il Pescara in zona d'attacco. Anche metà del secondo tempo, se dopo succede qualcosa proprio ha passato un po' i valori tecnici. Pericolosa la punizione. Calcio di punizione per il Pescara. Non molto vicino all'area però. Proverà sicuramente un cross. Del Grosso. Teso in mezzo per Scognamiglio, anticipato dal Pereu, Scognamiglio commette persino fallo. Sarà il Verona, c'è un per il fallo Verona. In attacco, ultimi e quindi tre il Verona. Abbondanti, non c'è più margine d'errore. E non c'è più neanche tatticismo, perché in questo momento deve velocemente il Verona far arrivare la palla davanti. Molto ben piazzata la difesa del Pescara, però Pazzini e il baluardo Verona davanti con 2-3 giocatori alle spalle che arrivano all'inserimento. Poco meno di 3 minuti riesce ad allungare per Faraoni, perso completamente Danzi, si scaglia su di lui Scognamiglio, cross deviato, sono brividi ed è soprattutto calcio d'angolo per il Verona. Verona ci crede ancora il Bentegoli, minuti di si difende il Pescara che vuole portare a casa i 2-3 per la partita di ritorno. Marcatura uomo per quanto riguarda il Pescara, a differenza del Verona che gioca a zona, 5 giocatori qui, in questo caso nel recupero possono andare anche in 6. Pazzini cerca di divincolarsi. Corner, adesso uscire Fiorillo con i pugni, non si fida nemmeno stavolta della presa, colpo di testa per mantenere lì il Delfino. E poi sul punto d'uscita c'è Mancuso. Ribatte la difesa del Pescara che parte addirittura in contropiede. Resiste la carica, ritorno Antonucci, 3 addosso, regolare l'intervento di Davidovic. Il Verona recupera palla subito a metà campo. Ultimi due, siamo a metà del recupero. Vitale con un passaggio indietro, poco gradito dal pubblico di Fede Gialloblu. Colombatto. Ultime battute della partita, il Verona ovviamente cerca tutto per tutto. In corsia, Faraoni. Per sbloccare la gara che cambierebbe le prospettive per il ritorno. Di nuovo giro sotto, Davidovic, quindi è Pereur. Vitale, preso un po' controtempo, può essere attaccato da Marras che gli sottrae il pallone. Deve uscire Silvestri. Ma il Pescara fa buona guardia, molto aggressivo. Di Marras per cercare di non un far minuto e Vitale, mezzo alla fine. Rimanere con la linea difensiva alta. Difesa del Pescara molto 90 alta. 90 secondi. Stato eletto man of the match Mancuso. Vitale,
Mancuso quindi migliore in campo della semifinale Hellas Pescara. Ultima azione del Verona. Ci prova ancora, Calcio di punizione, ingenuità di Bruno. A un minuto alla fine. Tranquillità all'ambiente, solidità al centrocampo. Qui si è perso l'uomo e offre l'ultima possibilità al limite. Al Verona. Un giocatore esperto come lui, lì devi temporeggiare, non devi mai entrare, allarga la gamba, fallo che viene regalato. Netto. Poi bisogna capire se il Verona da quella posizione lì può calciare direttamente in porta o mettere la palla, anche perché tempo non ce n'è più. Questo sarà l'ultimo pallone della gara, però da Bruno un errore così non me l'aspetto. Ultima possibilità. E qui le due opzioni: o tiro verso la porta, e nel caso è vitale, o altrimenti è traversone. Vediamo cosa secondo c'è. 30 secondi. E ti dirò di più: palla che rimbalza davanti diventa pericolosa. Vitale sulla palla, sistema, ha un buon tiro. Mancino. Adesso circa 30 metri. Il pallone vitale. Sistema la palla. Vitale. La posizione che vorrà andare a calciare. La rincorsa supporre anche un cross eventualmente, quindi il solito dubbio a distanza per è notevole, i quattro di recupero stanno per credo scadere, credo che Vitale ci proverà, vediamo cosa succede. Scade in questo momento il recupero, punizione, finta di Vitale, è uno schema, Pazzini da fuori, ribattuto, lo ha seguito e si è immolato Balzano, finisce qui in con questo l'ultima momento, occasione avuta da Pazzini e in questo momento la gara 0-0 tra Verona e Pescara, quindi domenica in casa il Pescara potrà anche pareggiare per garantirsi la finale, però diciamo che è ancora tutto aperto per il ritorno, perché il Verona è una squadra che può anche far male in trasferta. Ovviamente si è portato in una leggera situazione di vantaggio il Pescara, perché ripeto potrebbe anche pareggiare la gara con qualsiasi risultato ed approdare alla finale. Vediamo se ci sarà qualche protagonista ai microfoni, così ascoltiamo le parole di uno dei protagonisti prima di concludere il video. Ho visto soprattutto il secondo tempo, tengo a precisare, quindi non ho visto con molta attenzione il primo tempo. È stata una partita piuttosto equilibrata. Il Verona ovviamente ha cercato di spingere di più, perché cercava di trovare almeno un gol per portarsi lei in una situazione poi di vantaggio al ritorno, per poter giocare con due risultati su tre. Non è riuscita a sbloccare la gara, quindi si giocherà tutto all'Adriatico domenica sera. Ripeto, però il Pescara a questo punto ha un 10% di più di possibilità, diciamo 60-40 per il Pescara, che avrà due risultati su tre domenica sera. Vediamo se ci sarà qualche protagonista ai microfoni. Con Federica Zille a bordo campo, eccolo qua, Memusciai. Esatto, Lediano Memusciai e lì hai fatto tanta legna al centrocampo, è stata una battaglia fra i due centrocampo di questa partita. Sapevamo che era una partita difficile, soprattutto qua, perché loro in casa giocano bene, c'hanno dei centrocampisti e difensori secondo me di qualità. Sapevamo che c'era da soffrire, dove dovevamo fare magari meno possesso palla, però essere più cattivi. Diciamo che il primo tempo è andata bene, ora c'è la partita di ritorno che sarà ancora più difficile. Abbiamo visto grande delusione nella panchina del Verona, invece il tuo mister Pillon al fischio finale è esultato. Era questo in qualche modo il risultato che volevate portare a casa dopo i primi 90 minuti di questa partita? No, non era. Siamo venuti qua per giocare la partita, però anche sappiamo che c'è un'altra partita, quindi non volevamo compromettere niente in questa partita qua. Sappiamo quello che ci aspetta domenica e quindi dobbiamo prepararci il meglio possibile. È diverso il Pescara in casa rispetto al Pescara che abbiamo visto oggi? Che cosa vedremo di diverso fra qualche giorno? Sicuramente magari faremo di più la partita, visto che giochiamo in casa, qualcosa di più faremo. E ripeto, venire qua e fare la partita non è facile per nessuno, quindi sapevamo che qualcosa dovevamo concedere a loro, però l'importante era portare a casa un buon risultato. Ti ringrazio. Grazie. Giulia. Ecco, qui abbiamo sentito anche l'intervista a Memusciai a fine gara, che ovviamente ha ribadito il concetto che si giocheranno tutto al ritorno in casa all'Adriatico.
ripeto, si sono messi il Pescara si è messo in una situazione di leggero vantaggio rispetto all'Hellas Verona. Vedremo come andrà a finire domenica sera per questa altra semifinale, e vedremo chi saranno le finaliste di questo playoff di Serie B e chi sarà la terza squadra che approderà l'anno prossimo nella massima serie. Un saluto a tutti da Frank, ai prossimi video. Ciao a tutti.